tutti ragazzi e benvenuti a questo video, io sono FabiJ e oggi siamo su Insulation, un gioco dove c'è il protagonista Gesù Cristo al contrario. New game! Allora, non ho... devi utilizzare gli headphones? Vabbè, io ci vivo con gli headphones. Il fatto ragazzi è che è stravotato sto gioco, quindi dovrei capire bene di cosa si parla. A parte un tizio che era sverso fuori dalla discoteca. Giorno, io ovviamente... Mi si vede il corpo, bellissimo. I giochi dove ti si vede il corpo hanno una marcia in più ragazzi. Cioè vai, questo si è svegliato dal nulla senza avere niente in mano. Perché la torcia non ce l'ha in mano. Cioè lui, gli si illuminano gli occhi. Cioè vede, vede perché gli occhi, parte il flash degli occhi, bellissimo. O si è addormentato con una di quei, con uno di quegli elmetti che c'ha la torcia in testa. Però farebbe un po' strano. Senti, zio con gli occhi luminosi, cosa facciamo qua? Per aprire la porta hai bisogno della chiave la chiave della luna. Va bene, troviamola questa chiave della... No ragazzi, mi sembra... C'è un po' di feels perché questa partenza è proprio tipo classica degli horror del 2013, cioè proprio classica. Oh, ma c'è qualcosa che si apre in sto gioco e tutto chiuso. Scusate, voi che vivete nel buco nel muro. Hogan! C'è un cane chiamato Hogan che però non c'è. Premi per interagire. Il cibo preferito di Hogan, del cane. Hogan verrà a mangiare quando sentirà la campanella. Ok. Questa è la ciotola del cibo. Ma scusami, perché ho bisogno di carne avvelenata? Mica voglio avvelenare il cane. Che ne sai? Mica a me il cane piace. Ma scusami, perché dovrei... Povero Hogan. Inventario, flashlight. Perché dovrei avvelenare un cane? Ma povero cane. Ma non ho capito. Ma povero cristiano. Vabbè, andiamo di qua. Comunque, il cane è peccato perché a me piace. Cioè, ha anche un bel nome. Bello. Cos'è, un labirinto? Molto contento. Sento passi nei cespugli. Hogan, sei tu? Hogan? Ah, sono dall'altra parte del muro. Hogan! Hulk Hogan! Mi servirebbe della carne da mettere nel... cos'è questo? La chiave della luna! Ce l'abbiamo! Ho trovata. Vorrei passare dentro il coso lì, però non credo di potermi... Non c'è... Preset to interact. Trova i tre bottoni nel labirinto. Uno giallo, due blu, tre rosso. Attenzione al guardiano del labirinto. La porta si sblocca quando hai attivato i tre bottoni. Giallo, blu, rosso. Giallo, blu, rosso. Il giallo è qua, me lo sento. A parte che qua ci sono delle colonne gialle. Eccolo. Giallo. Hogan. Ciao Hogan, come stai? Credo che Hogan non sia un cane buono. No, allora ascoltami, io non ti volevo avvelenare, eh. Io volevo darti rosso, sono tranquillo. Però porca vacca, non te ci mette pure te. Blu. Manca effettivamente il rosso. Che non ho idea di dove sia, però il cane sta qua, va bene. Non è proprio il rosso gioco, è più un... è più Nintendogs, però vabbè. Manca il rosso, dovrebbe essere qua. Ok. Tutto schiacciato, devo tornare indietro. Hogan, per favore. Fammi passare, per cortesia. Posso vedere quanto sta la vita a metà? Hogan! Aiuto! Poi tanto non puoi fare niente, scusa, non è che puoi affrontarlo, scappare, non puoi fare niente, devi andare incontro al tuo destino. Ok. Hogan, non stare nell'angolo, non sei in punizione. Occhio! Mi sta seguendo! Hogan mi ha ucciso, io non potevo fare nient'altro che morire in questa parte di gioco, perché cosa fai? Ci siamo ragazzi, allora, ho portato tutto. La porta si è aperta, ah sì, si è aperta, perfetto. Ciao! C'è un gatto pure, ci manca pure il gatto dove... Hogan! Vai a casa tua. Vai a casa tua. Devo entrare nella porta della luna. Porco demonio. Tanto, che cos'è sto rumore? Che sento qualcuno che si mangia qualcosa. C'è un bambino che piange. No vabbè, pure i bambini. Ci manca solo quello. Fammi uscire. Ma chi è che piagne? Salve, c'è un bimbo. Non piangere che Hogan è andato via. Ti piglio io, ti piglio io. Era un clickbait. Sì, ma è una luce farlocca questa. C'è la porta della luna, permesso. Eccolo lì, l'ho lanciata la chiave nel coso. To open the door you need the heart key. La chiave del cuore. C'è posta per te, vabbè. Ma con quale effetto sonoro del 1800 me lo stai dicendo? Madonna, che ansia di vivere tutto in questa casa. Cioè, è tutto un'ansia. C'è un cesso bruttissimo. Però mettetecelo un bagno quando capita, per carità. C'è una vasca piena di sangue. Ah, no, c'è un... cos'è un trasmettitore?
Mo spunta qualcosa dalla vasca tra 3, 2, 1. No! Ma che cazzo ridi? No! 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 Porco demonio! Tanto c'ho la torcia. Oh, oh, oh. Mi ficco nella doccia. Chiudi la doccia, chiudi la doccia. Chiudi la doccia. Chiudi. Chiudi. Ma si è aperta la porta? Non si apre. Non capisco cosa stia succedendo. Tu sei benvenuto nella casa? No. Ah, the heart key. L'ho trovata. Oh, che bello. Bellissimo quadro. Comunque non l'avevo vista l'heart key. Ah, quindi posso entrare. Io pensavo di dover fare chissà che giro. Ah, tutto chiaro. Allora, apriamo. Permesso. Ah, bello. Adesso sì che tutto migliora. Oh, guarda, c'è la star key. Comunque, era veramente facile trovare la heart key. Salve. Tutto completamente bianco. Ancora non ho capito. Vabbè, la star key ce l'ho. Quindi era facilissimo arrivare qua. La pompa. Il lucchetto sta qua. The padlock key, manca solo quella. Chiave del lucchetto. Le chiavi della camera. La posta. Ah, che sta di sopra. Sta di sopra, lo so dov'è. Ho attivato la pompa, quindi adesso posso andare di sopra, prendere la chiave, venire di sotto, togliere il lucchetto e aprire la star key. Quanto sono bravo a sto gioco. Eccoci. Ah, si è aperto. Ah, ma è una botola questa. Mica, mi è minimizzatissima. Non ci entro lì. Fatemi vedere cosa c'è qua dentro prima che mi incuriosisce. Star key. Buongiorno. Arrivederci. Oh, vabbè, aspetta che capisco. Ok. Ok, immaginavo. Madonna, che ansia di vivere. Oh! Che stanza strana. Cioè, ma per quale motivo? Ci sono delle cose scritte. C'è un cesso alla fine, ovviamente. Ma perché? Ma è vivo? No? Il martello, l'ho preso! Posso spaccare la porta da fuori. Però non ho capito il senso di... della fogna. E che cosa l'ho aperta a fare la fogna io? Adesso c'è il martello, posso spaccare le cose che stavano fuori. Però c'è una fogna qua che non ho ben capito il senso. Però vabbè, scendiamo. Checkpoint. Però che strano, è un gioco più strano che io abbia mai visto. Welcome to the fogne. Allora. Io, no. No. Cioè, solo un diploma io. Allora, no. Oh, what the fuck is this? Ah no, 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 si è chiusa, si è chiusa. No. Quindi? No, non sto capendo. Cosa devo fare? Ma cosa sta succedendo? Oh! Porca vacca, si sta... Hey, what's up? Cioè, non sto capendo. Ecco, guarda, dimmelo. The white token must reach the red box. You can only move the token once. The white token can move... Ma vaffanculo. Ci ho fatta. Ehi, bellissimo. Ma allora ogni tanto mi stupisco di me stesso comunque. Meno male. Cosa devo fare? Ad tornare indietro. Bene. No, però è allegro sto gioco. Beh, mi piace che... Pardon? La madonna che fogne sono. Dai, con ste porte. Hogan! Ma no! Ma poverino! Hogan! No! Hogan! Porca vacca, non lo voglio vedere. Doggo! Ma dai! Non mi toccate i cani, anche se mi ha morso, era un po' un pezzo di merda. In realtà mi stava simpatico. Porca vacca, io ho provato pure a salvarlo, ci ho messo la carne. Però, vabbè. Andiamo avanti, ragazzi. Questo gioco non ha un senso proprio. Questo. Si è ovviamente chiusa la porta. Si apre questa. Ah no. Ok. Si apre questa. Ok. Cosa devo fare qua? C'è una porta rossa. It's locked from the other side. No, 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 no. Oh, ok, 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 ok. Mi ficco qua sotto, va bene. Tanto è tutto all'altezza uomo perché non mi posso accovacciare, capito? No! Madonna, pensavo di morire. Salve! Per quale motivo? Basta con queste porte a slittamento, ma dove siamo finiti? Ah! Cos'è?
Gli avete preso per un cane, faccio yoga adesso. O è semplicemente del ramen fatto male. Dai, con la porta chiusa. Secondo me c'è qualcosa dentro la zuppa. Ma c'è una chiave dentro, scommetti.